Oltre 200 partecipanti provenienti da una ventina di paesi diversi dell'area Europa-Mediterranea, oltre 40 presentazioni e 20 poster di aziende, università e centri di ricerche nel campo delle applicazioni industriali delle biotecnologie. Sono questi i numeri della terza edizione di IFIB, il forum italiano, e il partnering event sulle biotecnologie industriali e la bioeconomia, che si svolgerà a Napoli nella meravigliosa cornice del Castel dell'Ovo il 22 e il 23 ottobre. Organizzato da AssoBiotech, l'associazione per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte della Federchimica, IFIB porterà a Napoli il meglio della biotecnologia europea. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Luigi Iavarone, vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli. Noi come Camera di Commercio chiaramente sentiamo molto il problema, però come hanno detto in molti, il problema non è tanto che di andare fuori, ma il problema è che di andare fuori per arricchirsi, per come dire, arricchire la propria cultura, arricchire la propria scelta, il vero la propria scienza. Il vero problema è che noi non siamo in grado di attirare studenti dall'estero. Un evento internazionale spostato da Milano a Napoli quest'anno, grazie anche all'opera della Regione Campania dopo l'apertura dei 6 distretti biotecnologici. Ai nostri microfoni il vicepresidente della Giunta regionale, Guido Trombetti, soddisfatto, precisa. In Campania abbiamo investito sulle biotecnologie, tanto è vero che avendo fatto 6 distretti tecnologici e laboratori pubblico-privato per un ammontare di 450 milioni di euro di investimento, 270 pubblico e il resto privato, uno dei distretti è quello delle biotecnologie. Quindi la scelta che abbiamo fatto è di credere fortissimamente in questa direzione.